Parliamo con il mister del Cisernano, Alessandro Doxena. Allora, un pareggio, una sconfitta ai rigori, una buona gara, come la giudichi? Sì, sono d'accordo con te, abbiamo fatto una buonissima partita. Penso che abbiamo creato tantissime occasioni da gol, abbiamo fatto delle ottime cose. Poi sì, ovviamente ci sono delle cose che dobbiamo migliorare. Abbiamo preso due gol su palla inattiva e su questo sicuramente ci dobbiamo lavorare. Secondo soprattutto è sembrato un po' strano, senza barriera. Sì, secondo da quello che mi dicono chi ha rivisto le immagini, si è aperta la barriera su un calcio di punizione da almeno sopra i 35 metri, però mi è piaciuta la reazione della squadra, ma anche il primo tempo, penso che quelle due palle inattive loro, però abbiamo avuto anche nel primo tempo diverse situazioni offensive sviluppate bene e il secondo tempo penso che siamo stati padroni del campo, nel senso che abbiamo avuto almeno 5-6 palle gol nitide a tu per tu col portiere. E dovevamo essere più cinici, però bisogna lavorare, bisogna continuare con questo piglio, la disponibilità dei giocatori è encomiabile e sono convinto che questa squadra al più presto diventerà squadra e ci toglieremo delle soddisfazioni. Quindi è mancato solo il gol oggi, è lì che bisogna migliorare. Sì, poi chiaramente perché salta agli occhi di tutti le occasioni nitide che abbiamo avuto, però per creare le occasioni poi bisogna arrivarci, bisogna costruirle, perciò sicuramente anche chi in quel momento magari per un episodio, una cosa non è riuscito a mettere la palla in rete, perché comunque magari anche la gamba non era delle migliori, però sicuramente non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo lavorare, ma mi è piaciuta e ripeto la prestazione della squadra e penso che delle due squadre sicuramente quella che meritava di vincere la partita eravamo noi, anche se poi vanno fatti i complimenti alla Calvina che comunque ha fatto la sua partita, ha fatto quello che doveva fare, poi i rigori sono una lotteria, però sicuramente è un buon punto di partenza per fare le cose fatte bene e del percorso che abbiamo fatto questa in assoluto è la miglior partita che abbiamo fatto delle amichevoli. Per il campionato obiettivo salvezza? Ma sicuramente noi vogliamo dire la nostra, nel senso dobbiamo fare prima possibile raggiungere quell'obiettivo, ma vogliamo essere una squadra che è convinta che quando se la gioca contro qualsiasi squadra dirà la sua e la dirà in maniera netta, perciò dobbiamo rimanere coi piedi per terra, lavorare, vivere partita dopo partita, sapendo benissimo il nostro percorso quale sarà e quale deve essere e sicuramente la mentalità e quello che ci farà diventare squadra farà in modo che daremo fastidio a tutti.